Buonasera popolo dell'internet e bentornati qui a Pinte di Storia, divulgazione storica per tutti i palati. Nonché un'ottima scusa per mettersi a bere birra. Lo so, ma noi, teniamolo per noi questo, cioè altrimenti sì, ci prendono per alcolizzati. Forse lo siamo già per poco. Questa sera, come vedete, siamo tornati con il nostro amico Piero Rubini. Dico nostro perché ormai lo possiamo considerare uno di famiglia, vero? Buonasera. Si tende spesso a dimenticare, quando si parla o si narra di storia, che la storia di per sé non esiste. La storia altro non sono che tante storie, grandi, piccole, non importa, che tra loro si intersecano e si relazionano tra loro. Sono gli storici che, analizzando questi processi di mescolamento, creano la storia come la intendiamo. Perché vi sto dicendo questo? Perché non dovete stupirvi se questa sera parliamo di storia del calcio, un gioco che tutti noi amiamo. Beh, infatti ce ne sono di episodi da raccontare, non solo sul calcio però. Ci tengo a precisarlo, non solo sul calcio, perché per esempio le Olimpiadi di Berlino 36 dal punto di vista sportivo furono un perfetto episodio della propaganda di regime in un certo senso. Ecco, quello che successe a Berlino nel 1936 furono due settimane in cui la Germania volle praticamente mostrare al mondo che cos'era il regime nazista. Ecco, per l'appunto. Quindi, prima di andare a vedere cosa successe alla mitica formazione di Puskas e i suoi, facciamo un brevissimo riassunto di cosa successe in Ungheria dal 1949 al 1956. Dopo che l'Armata Rossa Sovietica aveva liberato l'Ungheria dai nazisti già dal settembre 1944 ed instaurato un governo comunista, il 18 agosto del 1949 il Parlamento ungherese approvò la nuova Costituzione e cambiò il nome della nazione in Repubblica Popolare Ungherese, con l'adozione di un nuovo stemma recante i simboli comunisti, ovvero la stella rossa, la falce e il martello e una spiga di grano. Matthias Rákosi, nuovo capo dell'Ungheria, cercò a questo punto di imporre un governo autoritario. Circa 2.000 persone furono giustiziate e più di 100.000 imprigionate. Ma Rákosi ebbe difficoltà nel gestire l'economia, pertanto gli ungheresi videro crollare il proprio tenore di vita. Il suo governo divenne impopolare e quando Stalin morì nel 1953, Rákosi fu sostituito come primo ministro da Imre Nagy, che rimosse il controllo statale dei mezzi di comunicazione, incoraggiò la discussione pubblica e liberò anche molti prigionieri non comunisti. Venne però rimosso il 18 aprile 1955, quando cercò di far ritirare l'Ungheria dal patto di Varsavia. O mantra, un autentico mantra. Drosis, Bushanski, Lorand, Lontos, Bosik, Zokorias, e da destra a sinistra, Budai, Kosis, Hideguti, Puskas, Sibor. Ogni ungherese maschio con più di 20 anni ve la saprà snocciolare in qualsiasi momento, perché questa è la squadra, una delle più grandi dell'intera storia del football. L'Ungheria è uno dei primi paesi in cui il calcio ha un immediato successo, con la nascita di squadre molto forti, soprattutto nella capitale Budapest. Il Ferencváros, ancora oggi la squadra più popolare di Ungheria. Il Kispest e il Torekvest, dove giocherà Árpád Vajs. Nel 1924, alle Olimpiadi di Parigi, potevano essere la risposta europea al grande Uruguay di José Leandro Andrade e José Nasazzi. Hanno a centrocampo un signore di nome Béla Gutmann e sull'ala proprio Árpád Vajs, che poi verrà a giocare in Italia. Al centro dell'attacco gioca un certo Irzar. Anche lui verrà a giocare in Italia e sarà
il giocatore più rappresentativo del quinquennio d'oro della Juve degli Agnelli fra il 1930 e il 1935. Negli anni 30 la nazionale ungherese ottiene buoni risultati ai mondiali. Si ricordi ad esempio il secondo posto al mondiale del 1938 a Parigi. Allo stadio di Colombes l'avversaria dell'Italia era proprio l'Ungheria. È il 1949, un anno importante per la nazionale ungherese e per la nostra storia. Nel mondo del pallone magiaro, le più grandi squadre ungheresi sono protette da enti statali come i servizi segreti o l'esercito. È proprio l'esercito a fare l'investimento migliore. Esso prende in mano il Kispest e ne cambia il nome in Honved. Questo team era già forte da par suo. Giocano qui nomi del calibro di Puskas e Boschik, che avevano già avuto modo di farsi conoscere anche all'estero. Nello stesso anno arriva dalle navi in Ungheria Gustav Schepes. La sua è un'idea di calcio molto particolare. Innanzitutto, egli sostiene che i giocatori debbano essere abituati a giocare assieme. Per questo motivo, gli preme scegliere un club laboratorio per la nazionale. Schepes avrebbe preferito il Ferencváros, già all'epoca la squadra più importante in Ungheria. Ma al regime socialista, l'Ungheria è dalla parte est in quel periodo di guerra fredda, non piace l'idea, in quanto il Ferencváros è tradizionalmente la squadra della destra borghese. Gli viene dunque indicata la squadra dell'esercito, la Honved, poiché a riempire le tribune dello stadio della Honved erano operai, essenzialmente. Schepes introduce un nuovo schema d'attacco, con quello che chiama il centravanti arretrato, una specie di trequartista ante litteram, trovando l'interprete ideale per questo ruolo in Nando Irreguti. Davvero e convinto comunista, Schepes definiva il suo calcio calcio socialista, rispecchiando l'idea di calcio che secondo lui doveva avere il regime ungherese. Con questa squadra, egli si presenta in Finlandia alle Olimpiadi del 1952. La squadra è la somma di 30-40 anni di calcio danubiano. Infatti, essa metteva insieme non solo le esperienze delle nazionali ungheresi del passato, ma raccoglieva anche l'eredità del Funder Team, la nazionale austriaca, in quanto Schepes ne era un grande ammiratore. Un radiocronista ungherese inventò per questi uomini il termine Övenisapat, tradotto dall'ungherese, lingua ostica, squadra d'oro. Essa era la massima espressione sportiva del regime comunista ungherese. Dopo la grande impressione che la squadra ungherese suscitò alle Olimpiadi di Helsinki e conseguentemente alla sua vittoria, la federazione inglese fu indotta ad invitare gli stessi ad una partita contro l'Inghilterra a Wembley. È infatti tradizione che le squadre campioni del mondo o i migliori team del momento andassero a disputare in quello stadio una partita amichevole contro l'Inghilterra. La partita sarà un'autentica lezione di calcio e si chiuderà sul 6-3. Ian Wright, uno dei più grandi difensori del calcio inglese, che si ritroverà a marcare Ferenc Puskas nell'occasione del 3-1, dirà: «Mi sono sentito come un pompiere che arriva l'incendio tardi. Ah, non è nemmeno quello giusto». Gli ungheresi arrivano al mondiale del 54 con tutti i favori del pronostico. L'opinione pubblica dice: «Certo, bisogna vedere le sudamericane, ma in Europa chi li batte questi?» Nel girone eliminatorio battono 9-0 i coreani del sud e vanno a giocarsi una partita importante contro la forte squadra tedesca dell'ovest. Vinceranno 8-3, ma il difensore tedesco Liebrich, in un contrasto di gioco, infortuna Ferenc Puskas. Ai quarti di finale l'Ungheria affronta proprio una delle due squadre sudamericane grandi, il Brasile. La partita sarà ricordata come la battaglia di Berna e sarà una delle più violente che la storia ricordi. L'Ungheria comunque
riesce a spuntarla per 4-2 e passa in semifinale, dove affronta proprio l'altra squadra sudamericana, ovvero i campioni del mondo uscenti dell'Uruguay. Gli ungheresi vanno in vantaggio 2-0, ma nel secondo tempo si fanno rimontare. Così la partita finisce ai supplementari, dove Sandor Košić, l'altra stella della squadra, oltre Puskas, di testa e di piede la risolve, 4-2. Il 4 luglio del 1954, al Frankfurt Stadion di Berna, si trovano di fronte Germania Ovest e Ungheria. La vigilia della partita è stata tesa in casa ungherese. Šebes ha il dubbio Puskas, farlo giocare o no? In realtà, una parte della squadra, che fa capo a Sandor Košić, chiede di non far giocare Puskas, ma Ferenc, anche se non al meglio, dirà sono al 40%, scende in campo. La sua presenza si nota subito, dopo 6 minuti già realizza l'1-0. 2 minuti dopo, assistito da Puskas, l'Ungheria raddoppia con Šibor. Sembra fatta, ma i tedeschi non mollano e in 10 minuti pareggiano i conti. La reazione tedesca coglie di sorpresa l'Ungheria, che attacca a testa bassa per tutto il primo tempo. La pioggia, caduta quel giorno, fa sì che la forza atletica dei tedeschi abbia la meglio. Nel secondo tempo è Ranna a mettere a segno il 3-2 decisivo e a dare alla Germania il primo titolo mondiale. Si dice che in quel giorno si sia assistito a un passaggio di consegne. Infatti muore, per così dire, il calcio ungherese e nasce il calcio tedesco. La sconfitta, però, per l'Ungheria aveva assunto un valore politico. Mihály Fákos, uomo del Partito Comunista Ungherese, si era da tempo accorto della forza propagandistica che la squadra d'oro aveva per il partito. Deciso a sfruttare questa popolarità, per la finale del mondiale aveva organizzato un meeting di atletica con degli autoparlanti che trasmettevano la radiocronaca della partita. Avrebbe dovuto essere una giornata di celebrazione del regime, ma così non fu. La sconfitta sul campo del Frankfurt fu una totale disfatta per il partito e portò a galla tutti i malumori della popolazione ungherese, che 2 anni dopo, come ben sappiamo, insorse contro il regime. Ancora oggi a Budapest gli anziani dicono: se avessimo vinto il mondiale del 54, non ci sarebbero stati i morti del 56. The last remaining station. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We are requesting you to send us immediate aid in the form of parachute troops for the sake of God and freedom. Help Hungary! In genere, i giocatori erano favorevoli al regime. Si pensi a Bosic, che era anche parlamentare, che considerava il socialismo la via migliore per lo sviluppo del suo paese, o a Puskas, il giocatore più rappresentativo, che aveva ricevuto i gradi di tenente colonnello dell'esercito. Altri calciatori, però, non lo erano e cercavano di scappare, come il portiere Gyula Grosics, che sul corpo aveva un tatuaggio dell'SS in squadra solo perché Puskas, suo grande amico, ce lo faceva stare. Anche il difensore Laurent tentò varie volte la fuga per scappare dal regime. Nel 1951 finirà in un campo di lavoro e verrà salvato solo grazie all'intervento di Puskas e di Šebes. Diversamente andò Sandor Šuš, che nel 1951 fu impiccato al termine di un processo farsa dopo essere stato fermato al confine mentre cercava di espatriare. Nei giorni della rivoluzione del 1956, la Honved stava recandosi in Spagna per giocare la Coppa dei Campioni contro l'Athletic Bilbao. Il viaggio è complicato perché il pullman della squadra si ritrova in mezzo agli spari e bisognava arrivare a Vienna per poter prendere un aereo. Sarà Puskas a salvare i suoi compagni
fermandosi ad ogni angolo e chiedendo di non sparare. Al confine, però, non gli credono, perché hanno avuto notizia da Budapest che Puskás è morto con gli insorti. Ancora una volta il calcio risolverà la situazione. Ferenc palleggerà finché i poliziotti non lo riconosceranno e gli faranno passare il confine, a lui e alla Honved. In Spagna la squadra ungherese perde 3-2. Il regime intimerà la squadra di rientrare a Budapest, ma i giocatori non rientreranno e giocheranno il ritorno con l'Athletic in campo neutro, a Bruxelles, pareggiando 3-3 e uscendo dalla Coppa. La squadra è finalmente libera dal gioco del regime e dell'esercito e andrà in tournée in Sud America. Resterà però il problema delle famiglie in Ungheria. La famiglia Puskás potrà riunirsi solo a fine anno in Italia, dopo un lungo viaggio che collega l'Ungheria all'Austria. Si chiude così l'epopea di una delle squadre più forti di tutti i tempi, la prima a mettere sul campo i germi del calcio così come lo conosciamo oggi. È così che si conclude la vicenda della grande Ungheria, la prima nazionale che ha insegnato veramente a giocare a calcio non solo all'Europa ma al mondo intero. Beh sì, assolutamente, si può dire che con l'Ungheria di Puskás praticamente escono i germi del calcio così come oggi lo conosciamo. Cioè, mi spiego, praticamente se pensiamo al fatto che l'Olanda del calcio totale di 20 anni dopo prenderà spunto da questa squadra, sono ben convinto del fatto che comunque l'Ungheria sia stata la prima squadra che ha creato il calcio così come lo conosciamo oggi. Io una cosa volevo semplicemente dire, se siete interessati maggiormente all'argomento, sono sicuro che qualche calciofilo in giro per il popolo di YouTube lo troviamo, avevo da consigliarvi due libri. Uno è un libro scritto da Luigi Bolognini che si chiama La squadra spezzata, la storia dell'Ereni Shapat, e l'altro è scritto da uno scrittore serbo che si chiama Vladimir Dimitrievich, ovvero il titolo La vita un pallone rotondo. È un libro molto interessante. E anche per questa sera, grazie della bibliografia Piero, non la conoscevo. Anche per questa sera, dicevo, il tempo a nostra disposizione è terminato. Ci vediamo il mese prossimo per la nuova puntata e nel frattempo continuiamo a bere. Yeah.